In questo video, ragazzi, andremo a provare la Rockets Bag di Borgonovo. Assortimento di razzi misti, ce ne sono un po' piccoli, un po' grandi, un po' di tutte le misure. Ciao ragazzi, benvenuti a Pirotecnica La Torretta. Io sono Nico, lui è Samu. Oggi abbiamo una Rocket Bag, mi sembra che si chiami, giusto Samu? Di razzi. Esattamente. Sì, sì, che sì. Comprendono un po' di varie taglie, vedete, c'è un po' di varie tutto. Misure, c'è Galaxy, un Orion, un po' un mix. E un Polaris, che quelli sono quelli più piccolini. E sì, c'è un po' di tutto, un po' di tutte le misure. È un giusto mix, direi, per sparare un po' di tutto, fare un pre e poi un momento caldo della fiesta, direi. Sì, puoi partire con i Polaris, un po' più piccolini che abbiamo qua, ragazzi. Polaris, razzetto un po' per aprire i giochi, come stavi dicendo, 10 grammi per pezzo. Poi andate con gli Orion, che sono 20,9 grammi per pezzo. Abbiamo i Vikings. Viking, 24 grammi. E poi credo i Galaxy, che siano leggermente più grandi, o come i Vikings. I Galaxy 27, Viking 24, qua 27. Naturalmente, ragazzi, il cap qua non è tutto pieno, ve lo faccio vedere su un Galaxy, è semplicemente a scopi commerciali. Il razzo è questo, lo vedete? Questo è il razzo, questo serve solo a renderlo più grosso, a renderlo un po' più figo e a fini di marketing, ma il razzo è questo, potete spararlo anche senza, che non cambia assolutamente niente, anzi questi qua vi danno soltanto peso in più e disperdono parte di plastica nell'ambiente. Esatto, quindi potete toglierli, ragazzi. Sì. Poi non vogliamo consigliare cose strane, quindi voi fate come vi pare. Quello che mi viene da dire su questa Rocket Bag, così in partenza, senza averla vista in azione, è che è un buon compromesso, anziché comprare i pacchi singoli, prendi questo, c'hai sì, un po' di tutto. Tutto. Esatto, sì, esattamente. Avete dentro due Polaris, due Viking, due Orion e un Galaxy, quindi comunque è un buon sì, numero. Sì, più qualche altro razzo che ho tolto per un super confronto che faremo più avanti. Però, vabbè, ma dettagli. Diciamo che comunque c'è tanta roba, dai. Sì, sì, no, di razzi ce n'è. Vorrei soltanto vedere gli effetti di questi razzi. Allora, abbiamo un Polaris, stelle rosse e glitter bianco. Vai, Galaxy. L'altro Polaris prima, Polaris, onda rossa e verde, poi Orion, onda rossa, peonia rossa e crackling, altro Orion, peonia viola e crackling, Viking, tanta rueba, Viking, silver glitter, Viking, onda gialla e verde, se è veramente giallo verde figo, e Galaxy che sono un ciula, che hai tolto. Che cos'è? Glitter. No, aspettate. Difficoltà sull'inglese. Peonia gialla e glitter verdi. Okay. Adesso sarà tipo salice, crackling, esatto, c'entra un cavolo. Vabbè, raga. Andiamo a sparare? Eh sì, andiamo a vedere. Ancora vivo. Andiamo a sparare, dai. Andiamo in rampa di lancio. E questa è la Rockets Bag, ragazzi, piccolo assortimento che vi dà un po' di tutto sui razzi, avete visto quanto andavano su. Noi li abbiamo sparati tutti rimuovendo la carta esterna. Cappuccio. Sì.
Tranne uno. Quello che è andato storto come la morte. Esatto. Stortissimo. Mi guarda caso, di dire una Rocket Bag di sorprese, perché mi aspettavo il Galaxy, quello un po' più grosso, così, uno spettacolo. E invece mi sono piaciuti molto di più i Viking, personalmente. Sì, e belli. Gli Orion, se non mi sbaglio. Sì, vero, vero, anche molto quelli. Molto carini. E poi vabbè, raga, che cazzo voglio dire che vi dica, il razzo quando fa quel momento lì, orgasmo penso, pirotecnico. Sì, penso sia la cosa più bella, che tra l'altro mi ha fatto innamorare dei fuochi d'artificio, quella cosa. I razzi? Sì. Tanta roba, razzi e Pyrastar sono proprio tanta per roba. Noi appassionati drogati di fuochi. Veramente un bel assortimento. Apertura, Samu, di un po' tu magari che sei no, più allora, tecnico. Belle, ampie, molto molto ampie. Anche i Polaris, pur essendo da 10 grammi, aprivano bene, li avete visti, vero, veramente vero. Fighi. Certo, gli altri sono una spanna sopra, ma hanno molta più grammatura. Bei colori, anche il giallo c'era, verde c'era, qualcosina di rosa forse c'era, quindi bei colori, belli effetti, belle aperture, vanno veramente tanto su. Certo, togliendo il cappo esterno vanno molto più su. Sì. Io vi consiglio di spararli così, non disperdete plastica nell'ambiente, la traiettoria è migliore, vanno più su. Potrebbero anche non metterli già in partenza i produttori. Sì, diciamo che... Però fa figo il tubo ciccione. Con quello lì voi dite, wow, questo quanto è grosso, e lo togli... E non cambia niente da quello di fianco. No, infatti, sono tutti tubi uguali. Per quello dicevo che è a sorpresa, nel senso che tu pensi sparare il Galaxy per dire che è quello grosso, e poi invece spari il Viking un po' più piccolo o l'Orion e fa un effetto magari più bello, perché ti preferisci un effetto rispetto all'altro. Quindi anche. Io vi consiglio, togliete i cappucci e andate a casa. Sì, quello che capita, perché sono tutti belli. Li mescoli tutti insieme e inizi a sparare. Sono tutti belli. Cosa cos'è? Cazzo ne so io. Vediamo. Spara. Bella ragazzi, è tutto per questo video e ciao, noi ci vediamo alla prossima.